Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Questa sera apriamo parlando di ambiente, perché Arezzo si qualifica, diciamo, una città sempre meno green, quindi diciamo sempre meno attenta appunto ai temi ambientali. Sono infatti 25 le posizioni perse in un anno, dalla 31esima alla 56esima nel rapporto Ecosistema Urbano di Lega Ambiente e Ambiente Italia, elaborati anche in forma grafica dal Sole 24 ore. Le percentuali sono state ricavate dall'elaborazione di 19 parametri che appunto fotografano la performance di 105 città capoluogo in 5 macro aree: l'aria, l'acqua, i rifiuti, la mobilità e l'ambiente. Sono ad esempio 0 gli alberi piantati per ogni abitante appunto nel territorio aretino, male anche sotto il profilo del solare termico, cioè l'installazione dei pannelli solari, ovviamente messi in paragone con i cittadini residenti, e male anche il dato che riguarda la raccolta differenziata. Ed è forte l'allarme lanciato in queste ore, in questo caso da Lega Ambiente sezione Val di Chiana, riguardo ai dati pubblicati nei giorni scorsi da ARPAT. Lega Ambiente pone l'attenzione sulla presenza dei glifosati in Val di Chiana, un diserbante massicciamente impiegato da moltissimi anni in agricoltura. Non fa alcuna specie, dice l'associazione, che venga trovato nelle acque superficiali e spesso purtroppo anche sotterranei in zone a vocazione agricola. Complessivamente la provincia aretina, rispetto alle altre della Toscana, risulta meno colpita da fenomeni di inquinamento acuto. Tuttavia, il fenomeno deve essere monitorato costantemente perché è in progressiva espansione. Un'attenzione particolare, dice ancora Lega Ambiente Val di Chiana, è da dedicare alla presenza di cromo, rilevato come parametro sul punto di prelievo della Chiana, e di nichel invece sul torrente S, sempre in Val di Chiana. Sicuramente è opportuno, scrive l'associazione, vigilare e controllare l'evoluzione di quanto segnalato nel tempo e soprattutto controllare che questi inquinanti non vengano trovati nelle acque sotterranee. Torniamo a parlare del tanto chiacchierato cantiere di Via Fiorentina, propedeutico alla realizzazione della maxi rotatoria. Sentiamo prima questo servizio di Chiara Sadotti, appunto, quali sono le ultime novità. I mezzi finalmente sono stati rimessi in moto e l'amministrazione comunale assicura che i lavori termineranno entro i termini contrattuali, ossia il prossimo 17 novembre, come previsto da un'ordinanza. Qualcosa si muove qui nel cantiere di Via Fiorentina? Non lo so, aspettiamo, ma non mi sembra il momento giusto, insomma, nel senso che è una settimana che c'è tutta la roba qua. Qui c'è da capire poco, non lo so, non si sa niente, non c'è alcuna notizia di nulla. Vediamo. Dopo giorni di calma piatta, il cantiere di Via Fiorentina deserto, come lamentato anche da Confesercenti e Confcommercio, che continuano a chiedere lo slittamento non più a gennaio ma al periodo estivo, i lavori sono ripresi, un ritardo che stava preoccupando non poco i commercianti della zona. Le macchine non passano, i banchi pieni di roba, lavori con questa gente che ti viene a piedi, ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatta a fine giornata viene buttato. Già. Non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede, lo può fare tranquillamente e non rischia nulla. E dentro i negozi, come vede, non c'è assolutamente folla. A chiedere spiegazioni sull'immobilismo del cantiere nelle ultime ore è stato lo stesso assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti, chiedendo alla ditta appaltatrice conferme sul rispetto dei tempi previsti. In caso contrario avrebbe valutato la rimozione stessa del cantiere. Si tratta dei lavori per la realizzazione dello snodo viario tra Via Fiorentina e Raccordo Urbano, riferiti ai sottoservizi per collegare la vecchia rete fognaria a quella nuova. Ed è un cantiere che a quanto pare spacca un po' anche la maggioranza in consiglio comunale, perché c'è una nota del consigliere comunale della Lega Egiziano Andreani. Lavori all'altezza, dice il consigliere, del semaforo che appunto incrocia Via Fiorentina e la tangenziale urbana, sono l'argomento del giorno. Certo, lo snodo viario che dovrebbe sostituire l'attuale incrocio semaforico è importante e atteso. Quello che ha determinato i ritardi, tuttavia, è la presenza dei sottoservizi lungo le assi stradali coinvolte, tra cui i condotti fognari. C'è da chiedersi, puntualizza Andreani,
se nel progetto iniziale sia stata valutata o meno la presenza appunto dei sottoservizi, circostanza che fa la differenza perché il via libera all'iter sarebbe stato riconsiderato se fin dall'inizio fosse stato un accertamento completo e approfondito. Ho chiesto, puntualizza Andreani, per questo con un'interrogazione andata e poi una risposta scritta nell'ultimo consiglio comunale, chi ha firmato il progetto iniziale, se in esso compare un riferimento esplicito alla presenza dei sottoservizi e in caso contrario perché e chi ha dato comunque corso a questa operazione. Insomma, una vicenda che a quanto pare non si ferma soltanto appunto alla realizzazione del cantiere, ma finirà nel prossimo consiglio comunale, come dicevamo, insomma, spaccherà un po' le fila anche della maggioranza Palazzo Cavallo. Prosegue l'allerta meteo in Toscana, il codice arancio che era previsto per forti temporali e rischio idrogeologico per tutta la giornata di oggi, prosegue anche per domani, martedì 31 ottobre, ma in maniera più lieve, diventa infatti un codice giallo, anche in questo caso possibili temporali fino alle ore 20. Doveva essere una giornata di svago e divertimento e invece si è tramutata in una disavventura che poteva davvero avere un epilogo tragico. Protagonisti due aretini che erano in trasferta nel Grossetano in cerca di funghi. I due sono stati attaccati e punti da dei calabroni. Uno dei due, un 43enne, ha avuto sintomi assimilabili allo shock anafilattico. È stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al più vicino ospedale, appunto scongiurando il peggio. Il sindaco di Lampedusa ritira il premio San Michele d'Oro 2023 al sindaco Mannino. Non è stato soltanto affidato il compito di ritirare appunto il riconoscimento dedicato al santo patrono di Castiglion Fiorentino, ma di dare voce anche alla complessa e delicata situazione che appunto l'isola si sta trovando ad affrontare per i noti motivi. Il servizio. Noi siamo onorati appunto di ricevere questo riconoscimento, questo premio che ci viene conferito per quello che l'isola ormai fa da quasi 30 anni, benché insomma continua ad essere chiamata emergenza e migrazione, noi ormai ci conviviamo con quello che è diventato un problema quasi epocale, non ci siamo mai tirati indietro ai numerosi e ripetuti gesti di accoglienza che continuiamo a fare. Purtroppo o per fortuna l'isola si trova al centro del Mediterraneo e fino a quando ci sarà e c'è gente che ci chiede aiuto, gente che sta per affondare in mare, non possiamo fare altro che salvare vite umane. Per la prima volta dalla sua istituzione, per l'edizione 2023, il premio San Michele d'Oro è stato assegnato ad un'istituzione. Si tratta del comune di Lampedusa e Lenosa. Come esempio di cooperazione, in un'isola che è sicuramente una piacevolissima scoperta per chi ancora non l'ha mai visitata, e che non può essere la sola Lampedusa che da sola gestisce il fenomeno migratorio. È l'isola della cooperazione, è l'isola della solidarietà, è un'isola che da oggi è anche amica di Castiglion Fiorentino. A Castiglion Fiorentino è stato poi lo stesso primo cittadino di Lampedusa e Linosa a dar voce alla complessa e delicata situazione che l'isola si sta trovando ad affrontare. Per adesso c'è una situazione di calma apparente, dopo insomma i momenti tragici che abbiamo vissuto per metà fine settembre con l'arrivo di migliaia e migliaia di persone. Pensate che nell'arco di 36 ore sono arrivate più di 7.000 persone a fronte di una popolazione residente di poco più di 6.000. Dico, adesso siamo ritornati ai numeri insomma precedenti, con una situazione di calma, però è qualcosa che deve essere affrontato e che non può essere più affrontato dall'Italia, ma serve un intervento europeo se non addirittura a livello mondiale. Noi siamo una piccola isola di 20 km quadrati ed è impensabile che questa marea di gente umana che parte dall'Africa possa essere fatta passare tutta da Lampedusa o possa sostare a Lampedusa, per cui quello che serve a Lampedusa è una nave sempre pronta e rada che faccia i trasferimenti in maniera continuativa e veloce. Poi ci devono essere delle norme a livello europeo che consentono appunto che ci sia una coesione tra gli stati o quantomeno di quelli che sono gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, perché tutti devono collaborare a salvare queste persone, ad accogliere e poi appunto a smistarli in Europa. Adesso parliamo della festività di Ogni Santi. Già in queste ore è fortemente aumentato il flusso dei visitatori ai cimiteri di Arezzo, all'ingresso del parcheggio di quello
monumentale. C'è anche il servizio di polizia municipale proprio per dirigere il traffico in entrata e in uscita. Mancano poche ore appunto alla ricorrenza, che vedrà indubbiamente in maniera più importante i nostri cimiteri affollati ovviamente di tante persone che vanno a far visita ai cari estinti. Sono 54 i cimiteri di competenza di Arezzo Multiservizi, che in queste ore ha previsto appunto alcune misure proprio per coadiuvare in maniera insomma più importante queste visite. E allora, fino a giovedì 2 novembre il cancello d'ingresso al cimitero monumentale in via Bruno Buozzi verrà chiuso alle auto, consentendo soltanto il passaggio pedonale. Per le persone diversamente abili l'accesso con le auto sarà garantito salendo dalla rampa raggiungibile dall'ingresso del parcheggio di via Gamurrini e dallo stesso cancello del cimitero monumentale. È inoltre incrementato il servizio di vigilanza privata per garantire maggiore sicurezza agli utenti attraverso il servizio di pattugliamento fisso agli ingressi dei cimiteri. Cambiamo argomento e parliamo di eticamente, orizzonti della scienza, questo l'argomento. Sentiamo. È un momento molto irrazionale, mi sembra, se il riferimento è alle guerre, perché ormai perlomeno quelle che ci coinvolgono direttamente sono già due, no? E purtroppo la ragione non viene usata, anche perché se uno usasse la ragione probabilmente le guerre non le farebbe, farebbe magari dei compromessi, dei patti, cercherebbe di risolvere i problemi invece che cercare di procrastinarli all'infinito, e invece è così. La scienza che si confronta con l'etica. Pier Giorgio Odifredi è stato così tra i protagonisti di Eticamente, la nuova rassegna di incontri culturali organizzati dall'associazione Castelsecco, al Teatro Mecenate la prima serie di conferenze sul tema Orizzonti della Scienza. Se anche questa nostra rassegna non è rivolta esclusivamente agli studenti, però l'abbiamo sempre detto, a loro in modo particolare, perché chi dobbiamo in qualche modo stimolare? A chi dobbiamo cercare di, come dire, far avere delle domande e quindi anche, diciamo, delle risposte, delle riflessioni, e soprattutto ai nostri giovani, e quindi diciamo che soprattutto loro ci rivolgiamo. A dialogare con il matematico sul tema scienza e fede sono alternative il giornalista Sergio Valsania. La scienza ti dà una realtà molto aspra e puntuta e non sembra dare quegli strumenti appunto per cercare la felicità, quindi non è che non sia vera, se vogliamo usare questa parola dai significati complicatissimi. La scienza è vera ma è parziale, e se rifiuta questa parzialità poi rischia di impoverire invece che di arricchire. Un nuovo intervento sabato scorso dei volontari del gruppo Etruria Fare Verde, che sono stati impegnati nella passeggiata ecologica presso l'area verde in zona Largo 2 Giugno, un appuntamento ormai mensile attraverso il quale l'associazione ogni volta non solo ripulisce una zona verde della città, ma monitora anche il decoro del verde cittadino e segnala le criticità alle autorità competenti. Circa 40-38 e mezzo per la precisione i chili di rifiuti, appunto il risultato raggiunto alla fine dell'attività di questo sabato. Numerose anche le immagini appunto che documentano questa raccolta. Il prossimo appuntamento è per sabato 25 novembre alle 15 presso il parco di Via Leone Leoni ad Arezzo. Adesso invece nel prossimo servizio vi raccontiamo questo libro dedicato alla giostra del Saracino, ma soprattutto destinato ai più piccoli. Parla di giostra del Saracino e è illustrato da due bambine che sono Letizia e Ginevra Bindi, e quindi è una storia di un nonno che racconta prima di andare a letto una sua versione un po' rodariana della giostra del Saracino di Arezzo. È un testo leggero, divertente, come devono essere i testi dedicati all'infanzia. La giostra del Saracino raccontata ai più piccoli nel libro di Alessandro Boncompagni, Dai nonno, raccontaci una storia. Una pubblicazione nata per promuovere la manifestazione storica aretina tra le giovani generazioni, anche grazie alle 18 tavole a colori disegnate a quattro mani dalle due sorelline. Un testo che adesso sarà presentato alla città. La presentazione ufficiale la facciamo all'Auditorium Aldo Ducci, qui in Palazzo Comunale, domenica 5 novembre alle ore 17, preceduta da una breve visita al Museo della Giostra qui in Palazzo.
e poi replicheremo il sabato successivo 11 di novembre alla libreria Feltrinelli all'interno del festival Meno Alti dei Pinguini. E ci ospitano volentieri, appunto, trattandosi di un testo proprio per i bambini piccoli. I proventi dell'iniziativa saranno interamente devoluti alla Fondazione Meyer di Firenze. Parliamo di basket, non è andata bene purtroppo l'ultima partita della SBA BC Servizi. Vediamo. Sconfitta per l'AMM BC Servizi Arezzo sul campo dello Spezia Basket Club al termine di una gara che i padroni di casa hanno condotto per tutti i 40 minuti. Partono subito forte i padroni di casa che giocano in velocità tenendo un alto ritmo alla partita. La SBA però non si fa trovare impreparata e riprende colpo su colpo gli avversari, 28-25 al decimo minuto. Nel secondo quarto la partita non cambia, gli Amaranto cedono qualche lunghezza non riuscendo a limitare in difesa le potenzialità dei Liguri. All'intervallo sono 8 i punti di vantaggio della squadra di Scocchera che nel terzo quarto prova ad allungare nuovamente. La gara va a strappi con l'AMM BC Servizi che quando sembra poter rientrare in partita viene ricacciata indietro dalle iniziative dei giocatori avversari. Nell'ultimo quarto arriva la spallata decisiva dei locali firmata dalle triple di Paoli e Sakalas che chiudono definitivamente la partita. La SBA prova un ultimo colpo di coda ma ormai è troppo tardi. Lo Spezia si impone per 84-74. Adesso l'AMM BC Servizi non avrà tanto tempo per recuperare. Mercoledì si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale di questa Serie B. Alle 18 al Palasport Estra arriverà infatti l'ABC Castel Fiorentino. Ed infine parliamo della maratonina Città di Arezzo che ieri mattina ha affollato le vie del centro città. Tantissimi partecipanti, un'altra edizione chiusa davvero con un grande successo. Il servizio. Grazie che è stato un milione e la maratona di Città di Arezzo sul mondo della corsa, una giornata stupenda, speriamo che lo sia per tutti, gli auguri di un buon risultato e mi raccomando. Non ha tradito le aspettative la 24esima edizione della maratonina Città di Arezzo che ha attraversato il cuore della città e soprattutto non ha tradito il pronostico la protagonista annunciata Helen Bekele Tola. Etiope favorita assoluta in campo femminile ha dominato la propria gara stabilendo il nuovo record della competizione con un tempo di 1 ora 7 minuti e 54 secondi. Brava, brava! Dominio keniano anche in campo maschile con 5 atleti ai primi posti. Il primo a tagliare il nastro Isaac Kim Kemboi To in 1 ora 1 minuto e 47 secondi. È andata completamente molto molto bene perché abbiamo visto tantissimi partecipanti. È stato uno spettacolo fantastico che non si rivedeva dal prima del Covid, quindi questo qui ci fa ben sperare per le eventuali, diciamo, edizioni future. 1500 ai nastri di partenza tra competitive e non, gli agonisti circa 950. L'appuntamento adesso è per il prossimo anno quando la maratonina festeggerà le nozze d'argento. E per tutti coloro che si fossero persi questa edizione della maratonina Città di Arezzo, non cambiate canale perché subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda uno speciale dedicato appunto a questo grande evento di sport. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.